Buongiorno e benvenuti in questa nuova diretta di Oggi Insieme. Vogliamo cercare il Signore con tutto il cuore, vogliamo prenderci questo tempo per meditare insieme la Sua parola e per cogliere ogni consiglio, per non lasciar cadere nessuna delle Sue parole, proprio come faceva il piccolo Samuele mentre cresceva nella presenza del Signore. Non bastava stare nella casa del Signore, ma doveva ascoltare le Sue parole e non lasciarle cadere. Solo così poteva crescere. Anche noi non ci possiamo accontentare di stare nella presenza del Signore. Dobbiamo anche fare di tutto per raccogliere tutte le sue parole e non lasciar caderne nemmeno una. Solo così possiamo crescere nella sua presenza. E con questa attitudine, con questo grande desiderio, stamattina vogliamo chiedere allo Spirito Santo ancora una volta di compiere il miracolo che attraverso strumenti fallaci possa parlare alla nostra vita, di renderci predisposti all'ascolto della parola, di fare in modo che noi possiamo desiderare di applicare i consigli della parola nella nostra vita. E noi vogliamo essere di quelli che ascoltano la parola del Signore e poi non la mettono in pratica. Ma vogliamo con tutto il cuore stamattina dire Spirito Santo, fai un duplice miracolo stamattina, parla al mio cuore, ma soprattutto fa che io possa essere pronta, pronto per ricevere consigli, perché voglio con tutto me stesso metterli in pratica per piacerti di più, per crescere di più, per affrontare meglio tutte le situazioni della vita, sia quelle belle che quelle brutte. Ci vuole saggezza, ci vuole intelligenza, quella che viene dall'alto, per riuscire a vivere al meglio la nostra vita. Il Signore ci ha dato tutti gli strumenti, ci ha dato tutte le indicazioni per vivere al meglio. Quindi se noi vogliamo vivere una vita vittoriosa, come Lui ci ha promesso che viviamo, dobbiamo seguire i Suoi consigli. E stamattina vogliamo chiedere allo Spirito Santo di intervenire, di parlare alle nostre vite. Lo ringrazio per l'opportunità che ci dà di stare insieme. Noi non diamo nulla per scontato, non diamo per scontato nemmeno che stamattina i nostri occhi si sono aperti. Non diamo nemmeno per scontato che stamattina abbiamo avuto la forza di alzarci dai nostri letti. Quindi noi lo benediciamo, abbiamo mille motivi per benedire e per ringraziare il nome del Signore. E lo ringraziamo anche per l'opportunità di stare insieme stamattina, di gustare la sua presenza. Lo ringrazio per ognuno di voi, perché ognuno di voi è una benedizione per altri. Quando noi riceviamo benedizione, quando noi dalla fonte di acqua viva riempiamo i nostri vasi di acqua viva, noi stessi poi siamo portatori di acqua fresca a quelli che sono assetati. Quindi diventiamo strumenti nelle mani di Dio. Vogliamo quindi abbeverarci a questa fonte di vita, affinché ognuno di noi possa allo stesso tempo dissetare un mondo che sta morendo, perché non ha acqua viva, non ha acqua spirituale. Stamattina vogliamo ringraziarlo anche per tutti quelli che stanno seguendo queste dirette da poco, che non hanno mai sentito di parlare del Signore. È meraviglioso sapere che lo Spirito Santo sta operando in un modo straordinario, che sta conquistando nuovi cuori, che sta aprendo gli occhi a quelli che pensano di tenerli aperti. E che il Signore veramente continui l'opera sua, che benedica ognuno di voi, quelli che ci seguono in TV, quelli che ci seguono nei social, chiunque tu sia, in qualunque sia il modo in cui tu stai seguendo, con qualsiasi mezzo, sia benedetto dal Signore, sii benedetto dal Signore. E chiede allo Spirito Santo di suggerirti come fare per essere anche tu uno strumento per attirare più persone a Cristo, con una condivisione, con un messaggio, con un invito. In qualsiasi modo il Signore può usarsi di ognuno di noi. L'opera la farà Lui. Quindi noi non ci dobbiamo tanto preoccupare. Il seminatore uscì e incominciò a gettare il seme e questo cadeva un po' dappertutto. Non si preoccupava di dove cadeva il seme. Non stava lì troppo attento a poggiare il seme da qualche parte. Lui lo gettava così. E anche noi dobbiamo non tanto preoccuparci di dove finisce il seme, anche perché se noi stiamo troppo a pensare dove finisce il seme, corriamo il rischio di diventare selettivi. Quindi incominciamo a decidere quello è degno di ricevere la parola, l'altro lo è. Uno è degno, l'altro non lo è. E incominciamo a filtrare secondo la nostra umanità, secondo i nostri canoni, secondo il nostro giudizio. Che il Signore ci liberi da tutto questo. E la parabola del seminatore ci insegna proprio a spargere il seme senza guardare dove va. Quindi,
Vogliamo toglierci di mezzo quando si tratta di cose spirituali. Vogliamo dire, Signore, io mi metto a disposizione, io faccio quello che tu mi chiedi, io getto il seme, dove va non mi interessa, dove finisce, la responsabilità non è mia. E noi come il seminatore vogliamo ogni mattina uscire e seminare in tutti i luoghi. Poi dove cadrà non è importanza. L'importante è che noi seminiamo, ognuno si assumi la propria responsabilità. Noi non possiamo dire, giustificarci e dire: ah, Signore, io non ho seminato perché in quel luogo era un luogo roccioso. Ah, Signore, non ho seminato perché quello era pieno di spine. E chi siamo noi per giudicare un altro in che condizioni sta spiritualmente? Quelle condizioni che ci mostra la parabola sono delle condizioni spirituali degli uomini che conosce solo Dio. A noi non è dato, non è concesso di giudicare i cuori. Noi possiamo giudicare le azioni. Noi possiamo dire questa cosa è sbagliata, questa azione è sbagliata, ma non possiamo mai giudicare i cuori delle persone, non possiamo mai giudicare i sentimenti e le condizioni spirituali. Quindi facciamo attenzione perché esistono due tipi di giudizio. Il giudizio di valutazione, che è quello che noi dobbiamo ogni giorno applicare per discernere il bene dal male, e il giudizio di condanna, che non spetta a noi, ma spetta soltanto al Signore. Ci sono questi due giudizi che sono opposti tra loro, che sono proprio nettamente divisi, e non c'è dato di proferire parole che sono giudizi di condanna, ma solo di valutazione. Quindi io discerno il bene dal male per comprendere che cosa è buono e che cosa non è buono per quanto riguarda i cuori, quindi quel giudizio spetta a Dio. Quindi la nostra parte qual è? Spargere il seme, portare buone parole. Non stiamo lì a giudicare chi è degno e chi no. Questo lo dico anche per quelli che hanno la tendenza a predicare attaccando le persone. Voi sbagliate, voi morirete, voi andrete all'inferno, voi fate queste cose che dispiacciono a Dio, voi sarete colpiti, voi sarete. Questo non è un predicare che il Signore gradisce. Noi siamo chiamati a predicare la buona notizia. Noi siamo chiamati ad annunciare la salvezza, ad annunciare un Cristo crocifisso. Noi annunciamo Cristo crocifisso, disse l'Apostolo Paolo. E anche noi annunciamo Cristo crocifisso che ha portato liberazione, guarigione, salvezza. Basta. Noi non siamo chiamati ad andare a giudicare le anime delle persone o le condizioni spirituali. È lo Spirito Santo che lo farà, attraverso la parola predicata. Attenzione, con questo non voglio dire che noi tolleriamo tutto, ma sarà lo Spirito Santo che nei cuori produrrà questo tipo di giudizio e farà sentire il peso del peccato a chi sta ascoltando la parola. Quindi che cosa succede? Mentre questi ricevono la buona parola e quindi gli illustra la bellezza, la benedizione di ricevere la parola, lo Spirito Santo che cosa fa? Illumina quelle persone e gli fa notare il peccato che c'è dentro di loro e si sentono compunti dallo Spirito Santo e si convincono del loro peccato, ma è opera dello Spirito Santo, non è nostra. Quindi con questo non voglio dire che noi tolleriamo il peccato, assolutamente noi non tolleriamo il peccato, ma con questo voglio dire che noi abbiamo una responsabilità che a un certo punto si ferma perché inizia lo Spirito Santo. Quindi ognuno ricopra il ruolo che deve ricoprire, che ognuno abbia la responsabilità e conosca bene le proprie responsabilità, affinché non cadiamo poi nel peccato, perché possiamo cadere nel peccato di condanna. Infatti la parola di Dio dice: chi giudica sarà giudicato, chi condanna sarà condannato. Quindi attenzione, eh. E molte volte c'è ignoranza intorno a queste cose, non c'è, quando dico ignorante non è per offendere, l'ignoranza è la mancanza di conoscenza di differenze essenziali che servono per fare bene la volontà di Dio. Qualcuno un giorno mi disse: sorella, scusami, nella Bibbia c'è scritto giudicate ogni cosa, quindi io posso giudicare. Però da un'altra parte c'è scritto chi giudica sarà giudicato, non giudicare il tuo fratello, non giudicare. E quindi è importante sapere la differenza tra il giudizio di valutazione, ricordatevelo, e il giudizio di condanna. Quindi, detto questo, noi stamattina vogliamo chiedere allo Spirito Santo veramente di aiutarci a comprendere sempre di più l'importanza. E perché ho fatto sottolineato questa cosa? Perché tutti quelli che condividono, che invitano, fatelo senza riserve personali.
Non state lì a pensare chissà se accetterà. Sapete che è capitato tante volte che proprio le persone che pensavamo essere le più dure di cuore sono quelle che poi in realtà si sono convertite e hanno portato una grande quantità di frutto alla presenza di Dio. Eppure noi, secondo i nostri giudizi umani, le avevamo considerate persone dure e forse abbiamo detto sbagliando non si convertirà mai. Signore, liberaci da questi filtri umani. Perché quello che vede Dio non è quello che vediamo noi. Le sue vie sono più alte delle nostre vie, i suoi occhi sono benevoli, i nostri non sono benevoli. La benevolenza negli occhi di Dio è vedere l'opera sua già compiuta in quei grandi peccatori, mentre noi non abbiamo gli occhi benevoli di Dio. Quindi gli occhi nostri si poggiano sulle cose temporali. Quindi se noi vediamo che quello è un grande peccatore, noi non riusciamo ad andare oltre. Per noi è un grande peccatore, punto. Invece Dio, nella sua misericordia, nella sua benevolenza, che cosa fa? Vede già l'opera compiuta in quella persona. Signore, rendici benevoli, fa che anche noi possiamo vedere già l'opera compiuta in quelli che sono davanti a noi. E se noi riusciamo ad ottenere questo favore di Dio, la benevolenza negli occhi, allora a noi ci verrà più facile predicare anche quei cuori più ostinati. Non ci verrà difficile. E non ci irriteremo se il Signore li salverà, come fece il profeta che si iritò perché il Signore aveva salvato quella grande moltitudine di persone a Ninive che stava perendo. Perché se noi abbiamo la benevolenza di Dio, ci verrà tutto più facile. Preghiamo il Signore e chiediamo stamattina veramente che la Sua parola ancora possa trasformare il nostro cuore, che possa operare in un modo profondo dentro di noi. Unisciti a me in preghiera e chiediamo l'intervento dello Spirito Santo. Signore, ancora stamattina ti ringraziamo con tutto il cuore per la tua bontà, per la tua misericordia, per la tua benevolenza, per la tua santità. Signore, grazie per il tuo amore, per la tua cura, per la tua protezione. Noi veramente stamattina ti vogliamo ringraziare con tutto il cuore per tutto quello che ci hai offerto, Signore, nella salvezza, con la salvezza. Grazie, Padre, perché noi sappiamo che non siamo degni di accostarci a te. Ma grazie al prezzo che ha pagato Gesù, ecco che c'è un ingresso libero. Oh Signore, fa che gli occhi di tanti si possano aprire e possano considerare che questo ingresso libero alla tua presenza è comunque costato caro prezzo per te. Ti prego, Signore, stamattina di operare, di intervenire anche nei cuori più duri, di aiutarci ad amare anche chi ci perseguita, Signore. Fa che noi possiamo avere gli occhi benevoli, quelli che tu hai, Padre. Fa che noi ti possiamo assomigliare sempre di più, Gesù. Fa che noi possiamo operare in tuo nome, Signore, e rendendoti orgoglioso di noi. Sì, Padre, proprio come un buon padre, orgoglioso dei figli ubbidienti. Anche noi stamattina ti vogliamo chiedere, Signore, fa che con il nostro modo di agire, tu possa essere orgoglioso di noi. Aiutaci, Signore, a rimuovere tutto quello che non ti appartiene, tutto quello che non ti assomiglia. Aiutaci a rimuovere dal nostro carattere tutto quello che ti disonora e fa che veramente possiamo essere degni di questa vocazione. Fa che ognuno di noi possa desiderare di fare meglio la tua volontà, di conoscerti di più. Signore, trasformaci, così non sarà troppo difficile per noi andare contro la nostra stessa natura. Cambiaci, Signore, cambiaci profondamente, fa che noi ti possiamo lasciare operare come solo tu puoi fare. Ti chiedo l'intervento dello Spirito Santo affinché noi possiamo ricevere insieme una parola di conoscenza, di rivelazione che illumini le nostre vite, che ci faccia comprendere cosa dobbiamo cambiare, Signore. In quale area, Signore, dobbiamo permettere e dobbiamo chiedere allo Spirito Santo di intervenire. Ti chiedo ogni cosa nel nome di Gesù, che sia amato e benedetto in eterno. Amen. Bene, gloria a Dio. Stamattina il versetto del calendario lo troviamo in Giacomo capitolo 1, verso 12. Beato l'uomo che sopporta la prova, perché dopo averla superata riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che lo amano. Beato l'uomo che sopporta la prova. Quindi, praticamente, parafrasando, possiamo dire: beato l'uomo che resiste nel processo di lavorazione. Perché? Perché riceverà la vita eterna. Perché attraverso il processo di lavorazione noi somigliamo sempre di più a Cristo.
E il nostro obiettivo è quello di somigliare al Signore. Infatti, senza la santificazione, c'è scritto, nessuno vedrà il Signore. Quando noi riceviamo la salvezza, quando il Signore ci salva, questo è un dono che ci viene dato gratuitamente. Ma con la salvezza non otteniamo anche già la trasformazione. Quindi noi otteniamo subito la salvezza. Quindi il Signore ci ha rimosso come un tizzone scampato dal fuoco da questa perdizione eterna. Ma abbiamo bisogno di trasformarci ad immagine di Cristo. Quindi dobbiamo man mano somigliare sempre di più a Lui. Quindi perché noi ci dobbiamo rallegrare? Perché beato vuol dire proprio provare gioia, no? Perché noi dobbiamo provare gioia, ci dobbiamo rallegrare quando passiamo la prova? Proprio perché la prova ci consente di trasformarci. E tante volte mostrano, tante volte sempre, la prova è un test. È come quando voi pensate di avere una banconota di 50 euro, poi qualcuno la passa nella macchinetta, testa quella banconota, vede che è falsa, quella banconota non vale più nulla, quindi voi non potete comprare nulla. Il test, la prova, ci fa constatare, ci fa verificare se quello che noi pensiamo di avere ce l'abbiamo. Vi faccio un esempio. Tanti anni fa, quando è nato il mio secondo genito, Gioele, forse qualcuno questa testimonianza già la conosce, io ero convinta di pregare nel modo giusto, solo perché ero di terza generazione di convertiti. Mia madre era convertita, mia nonna era convertita, quindi ero convinta di saper pregare. Ero convinta di pregare e di avere sempre bene in mente che quello che contava era la volontà di Dio. Ero solo convinta di questo. Quando il mio secondo genito è nato con gravi problemi respiratori, non gli avevano dato nemmeno la speranza di vivere normale. Infatti dissero, se il bambino passerà la notte, comunque vivrà come un vegetale e dovrà essere assistito tutta la vita. E quando nel momento in cui io ricevetti questa notizia terribile e devastante, per me è stata una grande prova. Quando io ho iniziato a pregare per lui, nel momento in cui lo vidi in arresto cardiaco, io vidi mio figlio praticamente morto e mi buttarono fuori dalla stanza i medici perché stavano cercando di rianimarlo. Era morto. E quando ho iniziato a pregare, io pregavo soltanto che il Signore lo salvasse. E io continuamente pregavo e insistevo dicendo salvalo, Signore, salvalo, fallo vivere, Signore, fallo vivere. Era una preghiera così monotona e così egoista. E io pregavo così. A un certo punto, dovete credermi, io non sono mistica, quindi se vi dico una cosa è perché veramente l'ho vissuta. Rare volte sono degli episodi che succedono rare volte nelle nostre vite perché il Signore vuole farci vivere per fede, non per quello che ascoltiamo e per quello che vediamo. A un certo punto sentii la voce dello Spirito Santo che mi diceva in modo chiaro: Marianna, prega e chiedi sia fatta la tua volontà. E io non volevo pregare sia fatta la tua volontà. E allora dicevo: No, Signore, non ti posso chiedere, non posso chiudere la preghiera sia fatta la tua volontà, perché se la tua volontà è prendere Gioele, io non lo riesco ad accettare, non sono pronta. Salvalo, Signore, salvalo, Signore, salvalo. E lo Spirito Santo per la seconda volta mi disse: Marianna, chiudi, sia fatta la tua volontà questa preghiera. E allora io dicevo: No, Signore, non posso, perché ero consapevole, proprio perché avevo ricevuto istruzione. Proprio perché sapevo che nel momento in cui io dicessi sia fatta la tua volontà, poi mi dovevo assumere anche le conseguenze, dovevo anche accettare le conseguenze. Allora disse: Signore, io non dirò sia fatta la tua volontà perché non sono pronta. E allora io dicevo: Signore, salvalo, Signore, salvalo. E a un certo punto lo Spirito Santo per la terza volta mi disse: Chiudi la preghiera, sia fatta la tua volontà. E allora lì veramente con la gola stretta dal dolore, piangendo, io dissi: Signore, sia fatta la tua volontà, ma con un filo di voce perché non riuscivo a dirlo. E in quel momento arrivò una telefonata da parte di mio zio che lavorava in ospedale e disse a mia madre: Dia Marianna che Gioele è fuori pericolo. Ora, perché vi ho raccontato questa storia? Gloria a Dio, perché Gioele veramente è stato fuori pericolo e oggi è un ragazzo di 19 anni, alto, robusto, forte. Ma perché vi ho raccontato questa storia? Perché ero convinta che le mie preghiere fossero in linea con la sua volontà. Io ero convinta che ogni volta che pregavo e che recitavo le mie preghiere, perché diventano delle recite anche le preghiere fatte con parole proprie, attenzione.
Ero convinta di pregare bene, ma solo passando il test ho capito che quella mia frase detta retoricamente, sia fatta la tua volontà nelle altre preghiere precedenti, non era autentica. Il Signore mi ha dato l'opportunità, attraverso quella prova dolorosa, molto dolorosa, di testare il mio sia fatta la tua volontà. E mi sono resa conto, ho chiesto perdono al Signore, Signore, perdonami, perché io fino ad oggi, ogni volta che pregavo, dicevo, sia fatta la tua volontà. Non era autentico. Quindi ecco, il test ha dimostrato qualcosa che non era reale, che non aveva valore, come la banconota di 50 euro che passa nella macchinetta e suona perché non è vera, è falsa, è un fake. Quindi, Signore, aiutaci veramente attraverso le prove. Ecco perché l'Apostolo dice, Giacomo dice, fratelli miei, considerando una grande gioia quando venite a trovarmi in prove svariate. Perché sapendo che la vostra prova, scusatemi, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. Quindi una grande gioia quando veniamo a provarci nella prova, perché noi abbiamo la possibilità di vedere se noi ci stiamo illudendo oppure no di avere fede in Dio. Se noi veramente stiamo confidando in Lui e stiamo sperando in Lui. Se siamo veramente costanti quando passiamo delle difficoltà oppure la difficoltà, la prova ci allontana da Dio. Le prove vengono da Dio perché Lui vuole rinforzare il rapporto che abbiamo con Lui, ci vuole rendere più stabili, più forti. Mi piace questa espressione che usa Giacomo, dice sapendo che. È un po' come se, usando un altro termine, dice guardate il lato, guardate un altro lato, guardate la prospettiva che viene oltre, no? Andate oltre al momento, sapendo che cosa? Che noi diventiamo delle persone migliori. Quindi io sto passando un momento di prova. E non so perché lo sto passando, perché in realtà quando iniziano le prove, noi non lo sappiamo perché stiamo passando quella prova. Allora questa cosa di non sapere ci destabilizza. Però sapendo che, quindi noi dobbiamo farci una domanda, Signore, io sto passando questa prova e non ho capito perché sto passando questa prova, ma so che, sapendo che per fede c'è qualcosa che tu mi vuoi insegnare, c'è qualcosa che tu vuoi togliere dalla mia vita. Tu mi vuoi modellare, tu vuoi togliere dalla mia vita qualcosa che non va. Allora anche io quando ho passato questa prova così forte, io ho capito, ho dato molto più valore alla frase detta retoricamente, Signore, sia fatta la tua volontà. Che il Signore rimuova dalla nostra vita tutte quelle cose che sono diventate soltanto liturgia, perché il Signore non sopporta questo tipo di sacrifici. Il Signore non sopporta quando noi ci rivolgiamo a Lui usando un frasario così a memoria, detto continuamente senza dare il giusto valore. Il nostro Dio dà valore ad ogni parola che noi diciamo e quando noi ci presentiamo a Lui in modo superficiale, Lui non lo gradisce. Ci sono tanti uomini e tante donne che non sono superficiali e quando voi parlate loro pesano tutte le parole. E se un uomo attento, non superficiale, diciamo fa uno screening di tutte le parole che noi diciamo, quanto più il nostro Dio che è 3 volte santo e che lui ogni parola che dice è quella che è, non si dimentica nessuna di esse, dà importanza alle parole che diciamo noi. Quindi quando ci troviamo nel processo di lavorazione, teniamo presente che è solo un processo di lavorazione, che il Signore sta togliendo dalla nostra vita, ci sta modellando in qualche area e quindi quella prova si è scagliata sulla nostra vita perché ci vuole migliorare. Consideriamo anche che qui parla di vita eterna, quindi se noi vogliamo mettere a paragone la vita, il tratto di vita su questa terra rispetto all'eternità, saranno poca cosa le sofferenze. E qualcuno mi potrà dire, va bene, sorella Mariana, è facile parlare quando non hai una malattia, è facile parlare quando non ci sono delle difficoltà. Non vi sta parlando una che non ha mai avuto difficoltà. Ora non voglio parlare di me, ma noi siamo chiamati a parlare per esperienza personale. Non possiamo predicare e non possiamo parlare di prove parlando delle esperienze degli altri, perché queste sarebbero poco efficaci. Quando noi parliamo di prove, quando parliamo di momenti difficili, è sempre buono attingere dalla nostra esperienza. Infatti, come voi siete stati consolati, allo stesso modo potete consolare altri che sono stati, che si trovano nelle stesse vostre condizioni di quando siete stati consolati.
Quindi non è sbagliato attingere dalle nostre esperienze. E vi parla una che con il terzo figlio mi sono trovata praticamente morta, perché durante l'intervento, proprio durante il parto cesareo, il mio utero si ruppe, scoppiò. Io mi sono vista sul lettino operatorio, già staccata dal corpo. E il Signore mi ha riportata in vita, letteralmente. Infatti io potevo sentire tutto quello che in quella stanza dicevano. Addirittura c'era il primario che diceva, ora chi lo dice alla famiglia qui fuori che la ragazza è morta? Invece il Signore non ha voluto. Ma vi posso dire che anche in quella difficoltà, l'anima mia era elevata verso il Signore. Io non avevo alcun timore. Perché in quel momento, quando noi ci affidiamo al Signore, noi non abbiamo paura nemmeno di queste grandi difficoltà. E sapete cosa mi sono detta lì? Il Signore, per non portarmi con sé, per me ha dei progetti, ha dei piani. Non sono rimasta qui per niente, ha un piano. E credo che oggi sono appieno nel piano di Dio, ma al momento non lo sapevo. Ed è importante non scagliarsi mai contro il Signore quando passiamo per la valle dell'ombra della morte. In quel momento ho avuto la forza di dire, proprio perché avevo avuto precedentemente l'esperienza del secondogenito, e quindi avevo capito che il Signore mi stava insegnando una cosa molto importante, che l'avrei potuta capire soltanto passando per quella difficoltà. Allora, anche in questo caso, quando io stessa stavo perdendo la vita, mi sono detta, io ora non lo capisco, ma poi lo capirò. E ora so che il mio Redentore vive, che quando lui parla dice il vero, e sono convinta che oggi mi trovo appieno nel proposito di Dio per me. Quindi se quel momento, se 14 anni fa, non sono andata già via, è perché il Signore aveva un progetto per me che non ho capito fino a 4 anni fa. Perché in realtà soltanto 4 anni fa circa ho iniziato a servire il Signore a tempo pieno. E allora, quando noi ci troviamo in prove svariate, rallegriamoci, perché il Signore sta facendo qualcosa di grande per noi, perché il Signore ci sta equipaggiando, perché il Signore ci sta temperando, perché il Signore ci vuole usare, vuole usarsi di noi in un modo meraviglioso. Quindi quando ci troviamo nelle svariate prove, rallegriamoci e diciamo, Signore, io ho fiducia in te, so che tu attraverso questa prova mi stai modellando e stai preparando qualcosa per me. Aiutami ad avere piena fiducia in te, aiutami ancora a nutrirmi della tua parola, non farmi sviare, non farmi girare le spalle. Ci sono quelli che servono il Signore e poi quando passano una prova voltano le spalle e vanno via. È un po' come quelli che hanno quasi trovato un tesoro, poi all'ultimo minuto ecco che voltano le spalle e se ne vanno via perché non sopportano più la fatica della prova. Signore, aiutaci a resistere. Quindi se c'è qualcuno stamattina che sta soffrendo, che alla prova che sta subendo è pesante, stamattina lo Spirito Santo ti dice resisti perché il Signore sta preparando qualcosa di molto grande per te, che al momento non lo capirai. E forse non lo capirai per i primi mesi, per i primi anni, non lo capirai, ma lo capirai al momento giusto. E quando ti volterai dietro, potrai dire: è stato buono per me l'essere afflitto perché il Signore mi ha modellato. È stato buono per me passare quella prova perché io ora già oggi posso capire quella prova che cosa ha prodotto nella mia vita. Quindi se noi guardiamo sapendo che questa prova ci rende costanti, e allora noi abbiamo una prospettiva diversa. Bypassiamo, voliamo alto, guardiamo oltre l'ostacolo, oltre la difficoltà e noi possiamo trovare la forza di superare la prova. Allora qui ci troviamo nel nostro verso che dice: Beato l'uomo che sopporta la prova. Beato l'uomo che sopporta la prova perché sarà trasformato. Beato l'uomo che sopporta la prova perché entrerà nel proposito di Dio. Beato l'uomo che sopporta la prova perché riceverà la corona della vita. Beato l'uomo che sopporta la prova perché lui stesso sarà un punto di riferimento per quelli che sono nella prova per esperienza personale. Quindi nessuno gli potrà dire tu non comprendi quello che passo, perché chi passa per la prova potrà dire a chi sta nella prova io posso comprendere perché anch'io ho passato quei momenti di difficoltà. E non vi sto a dire, voi pensate che passiamo una prova, due, tre, e poi è finita, quindi a un certo punto noi possiamo dire al Signore, basta Signore, se vi raccontassi ancora altro, si è scagliato sulla mia vita, ancora peggio. Ma io so che il Signore ha un proposito per me. E anche se oggi non lo capisco del perché ancora questa prova così grande, io so
che il Signore mi sta preparando per qualcosa di ancora più grande. Io so che il Signore mi sta preparando perché devo fare qualcosa per il prossimo. Devo continuare a servire il Signore. Se non avessi passato la prova che sto passando ora, probabilmente non potrei essere di aiuto a nessuno. E allora io voglio rallegrarmi e voglio ritenermi beata. Voglio dire, Signore, grazie, io mi voglio rallegrare perché so che tu mi stai ancora trasformando. Quante volte ho detto al Signore, Signore, io non mi piaccio, il mio carattere non mi piace, perché io sono consapevole che ho delle aree del mio carattere che sono terribili e non piacciono nemmeno a me. Però attraverso la prova il Signore ci può modellare, smorza quei lati del carattere che non vanno bene, che non ci aiutano ad accostare e ad avvicinare le persone. Ricordiamoci sempre che per conquistare anime a Cristo le dobbiamo conquistare prima noi, non sono scollate le due cose. Se noi vogliamo conquistare anime a Cristo, prima noi le dobbiamo conquistare queste anime. Dobbiamo farle innamorare di Gesù attraverso il nostro modo di fare. E tornando di nuovo al nostro testo, mi piace quando qualche versetto prima dice, il versetto 9 dice, il fratello di umili condizioni sia fiero della sua elevazione e ricco della sua umiliazione. Ma che profondità, già come meraviglioso. Il fratello di umile condizione sia fiero della sua umiliazione, sia fiero della sua elevazione e ricco della sua umiliazione. Cioè, devono essere entrambi fieri. È bello perché il fratello di umili condizioni è il fratello che non ha niente o ha poco e lui non si deve preoccupare di quello che non ha. Ma si deve gloriare, deve essere fiero invece delle ricchezze eterne. Mentre il ricco, il fratello che è ricco, che possiede ogni cosa, si deve gloriare che cosa? Della sua umiliazione. È un po' difficile capire questo verso, però Giacomo ci dà una grande dimostrazione. Sapete, noi tante volte leghiamo le ricchezze soltanto ai beni terreni, ma la ricchezza può essere anche un titolo, può essere anche un ruolo che noi ricopriamo. Insomma, tutto quello che è terreno, che siano ricchezze materiali, che siano ruoli che copriamo, sono tutte cose che passeranno. Quindi il ricco che cosa deve fare? Deve gloriarsi della sua umiliazione per quanto riguarda le cose terrene. E Giacomo ci dà un grandissimo esempio, proprio nel verso 1. Dice, Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo. Ma vi rendete conto che Giacomo non ha messo in evidenza che è il fratello di Gesù? Lui non si è vantato di essere il fratello di Gesù, il fratellastro di Gesù. E non si è vantato nemmeno di essere una guida per Israele, di essere un pezzo grosso, eh? Lui non si è vantato di queste cose. Non si è vantato di dire io sono il fratello di Gesù, io sono una guida, io sono un apostolo, io sono un. Dite qualsiasi titolo che vi viene in mente. No, lui ecco che si gloria di che cosa, è fiero di che cosa? Di umiliarsi. Da che non riconosceva Gesù come il Cristo, ecco che ora si chiama addirittura servo di Cristo. Ricordate che la famiglia di Gesù, la madre e i suoi fratelli non credevano in lui? Tanto è che pensavano che Gesù fosse fuori di sé e lo volevano portare via. A un certo punto ecco che lui addirittura si dichiara servo di Cristo Gesù. Meraviglioso. Quindi uno che si poteva vantare, che cosa fa? Diventa fiero della sua umiliazione, si abbassa. Quindi diventa il servo di Gesù. Signore, aiutaci a capire queste cose molto importanti, fondamentali, che facciano parte della nostra vita. Noi vogliamo essere di quelli che sappiano gestire i momenti difficili, ma anche i momenti di benedizione. Infatti, quando parla di prove, beato l'uomo che sopporta la prova, abbiamo la tendenza a pensare che la prova sia soltanto nel negativo, vero? E in realtà, quando parliamo di prova, tutto quello che ci viene in mente è tutto il negativo. Però lasciatemi dire che la prova è anche quando riguarda il gestire le benedizioni. Vi ricordate l'uomo ricco che disse: Anima mia, hai tanti beni ammassati e accumulati, ora mangia, bevi e godi. E il Signore gli disse, stolto, stanotte stessa ti sarà ridomandata la tua anima, di chi sarà tutti i beni che tu hai accumulato? Signore, aiutaci anche nella prova dell'abbondanza a saperla gestire.
Non pensiamo che la prova sia soltanto quando ci troviamo in difficoltà, quando non abbiamo i soldi per pagare le bollette. Non pensiamo che la prova sia soltanto quando abbiamo la malattia, quando siamo perseguitati. No, la prova è anche saper gestire le benedizioni. Il ricco non deve considerare le sue ricchezze sue, le deve considerare degli altri. Il ricco si vanti, sia fiero della sua umiliazione. Quindi che non consideri tutto quello che ha come se fosse suo. E infatti questo stolto, chiamato stolto, proprio perché ha considerato come se tutti quei beni fossero suoi, senza considerare che la vita stessa non gli appartiene. Quindi che il Signore ci aiuti anche a superare la prova dell'abbondanza, che è ancora più difficile di affrontare la prova dell'indigenza. Quindi che il Signore ci aiuti ad essere saggi e intelligenti, a saper gestire anche le benedizioni e l'abbondanza. Quando il Signore ti benedice, quando il Signore ti procura un lavoro, quando il Signore ti fa tenere 100 euro in più in tasca e tu hai l'opportunità di fare del bene a quelli che stanno invece in difficoltà, sappi gestire quella benedizione, non ritenere tutto come se fosse soltanto per te, ma sii anche tu di benedizione per gli altri. Quindi non ti far forte, non ti sentire forte soltanto perché in quel momento tu stai ricevendo benedizioni, perché potresti non centrare l'obiettivo. Signore, aiutaci ad affrontare anche questo tipo di prova. Forse non hai mai considerato che l'abbondanza può essere una prova. Non l'hai mai considerato. Eppure questo può essere una prova. Signore, aiutaci a resistere, sia quando siamo nell'abbondanza, sia quando siamo nella povertà, sia quando siamo in salute, sia quando siamo nella malattia. In salute quante volte cerchiamo il Signore? Nella malattia quante volte cerchiamo il Signore? Nella malattia cerchiamo continuamente il Signore. Quindi non ci viene difficile cercare il Signore perché abbiamo bisogno. Ma quando stiamo bene, quante volte cerchiamo il Signore? E non è una prova quella? Non è una prova che quando stiamo bene fisicamente non cerchiamo il Signore. Signore, dove stai? Dove stai? Nella prova, nelle difficoltà, mi chiamavi continuamente. Signore, ti prego, Signore. Ora che stai bene, invece, allora non è da considerare una prova anche quando abbiamo la salute e quando stiamo bene. Quando non avevamo i soldi, quando stiamo nelle difficoltà economiche, quante volte abbiamo pregato, abbiamo detto, Signore, aiutami a gestire bene questi pochi soldi che ho. E quando invece siamo nell'abbondanza, preghiamo allo stesso modo e diciamo, Signore, aiutami a gestire bene questi soldi in più che ho. Signore, aiutaci a capire. E sono sicura che stamattina lo Spirito Santo sta parlando in modo particolare a qualcuno che ha difficoltà a resistere nella prova dell'abbondanza, che ha difficoltà nel resistere nella prova della buona salute. Signore, aiutaci a non dimenticarci di quelli che sono nelle difficoltà. Aiutaci invece ad essere come tu vuoi, perché così facendo noi siamo approvati, abbiamo passato il test. Signore, grazie per quando noi passiamo le prove. Beato l'uomo che sopporta la prova, beato l'uomo che passa il test, perché sarà approvato. Signore, fa che ognuno di noi possa ogni giorno sentirsi approvato da te. È meraviglioso il nostro Dio, perché lui ci dà indicazioni. Intorno a tutto, cioè ci parla di tutto, non ci lascia mai sprovvisti in nessun'area della nostra vita. Allora, se stamattina lo Spirito Santo ti ha parlato in un modo particolare, scrivi due righe di quello che lo Spirito Santo ti ha chiesto di fare, scrivitelo, in modo che tu non possa dimenticare. La parola di Dio, Giacomo è molto pratico, io amo Giacomo, che Giacomo è pratico e anche io mi ritengo una donna molto pratica. Mi piace predicare un Vangelo che sia pratico, che si possa applicare alla nostra vita pratica, che non sia qualcosa di inafferrabile. E Giacomo è un uomo straordinario perché è di una praticità straordinaria. E lui dice al verso 22: ma mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto, illudendo voi stessi. Ascoltare soltanto significa illudere noi stessi. Perché se uno è ascoltatore della parola e non esecutore, è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio e quando si è guardato e se ne va, subito si è dimenticato com'era. Signore, aiutaci. Noi abbiamo una bella abitudine nel naturale, che quando abbiamo qualcosa da fare, per non dimenticarci mettiamo un promemoria o un post-it, una volta si usavano i post-it, ora si usa dire ai nostri cellulari, ti
Tipo, Siri, ricordami che alle 17:30 e gli ricordiamo cosa deve fare, cosa dobbiamo fare. Perché non applicarlo anche per quanto riguarda le cose spirituali? Quando lo Spirito Santo ci parla, è sempre buono prendere una sana abitudine e appuntarci. Lo Spirito Santo oggi mi ha chiesto di fare questa cosa. Appuntiamocela e preghiamo su quella cosa. Vogliamo essere molto pratiche. Fate note a Cristo, fate note a Dio. Le note, fate note a Dio. Scrivete tutto quello che dovete chiedere al Signore, che non siano soltanto cose materiali. Signore, noi ti vogliamo chiedere prima di tutto di modellare il nostro modo di essere. Perché se noi modelliamo il nostro modo di essere, tu anche ci abbonderai in tutte le altre cose. Cercate prima il regno, significa anche questo. Cercate prima il regno di Dio, significa anche questo. Cercare di somigliare di più ai cittadini di quel regno, portando la cultura di quel regno, e poi tutte le altre cose vi saranno date in più. Signore, stamattina fa che veramente ognuno di noi possa prendere a cuore di diventare esecutore, non soltanto uno che ascolta. Non vogliamo illudere noi stessi, ma vogliamo applicare la parola di Dio. E se ci viene difficile, preghiamoci su. Se lo Spirito Santo stamattina ci ha evidenziato qualche aspetto del nostro modo di fare, del nostro carattere, o qualche defaianza spirituale, come vi ho raccontato io prima, sul fatto di credere che io pregassi nel modo giusto, allora preghiamoci su, Signore, aiutami a comprendere. Spirito Santo, aiutami, modellami in quell'area. C'è qualcosa in quell'area che non va, io l'ho capito e voglio che tu mi aiuti. E il Signore ci verrà in aiuto. Infatti, sempre Giacomo dice: chi manca di saggezza, la chieda a Dio che dona a tutti generosamente. Il Signore ci dà anche la soluzione. Non è che dice: questo è il punto, ora arrangiati, vedi un po' come puoi fare. No, ci dà anche la soluzione. Se manchi di saggezza, la saggezza vuol dire sapere applicare i consigli della parola nella propria vita, questa è la saggezza. Se ti manca la saggezza, chiedi a Dio e Lui te la dà, senza rinfacciare. Quindi manchi, hai qualche defaillance in un'area della tua vita? E allora dici: Signore, io in quest'area ho una debolezza, vienimi incontro, dammi la saggezza di saper comportarmi in certe situazioni, dammi la saggezza di saper reagire in certe condizioni. Dammi la saggezza di sopportare la prova, dammi la saggezza di vedere dopo la prova che cosa mi sta aspettando, sapendo che, Signore, dammi la saggezza di capire, di comprendere, in modo che io possa affrontare con allegrezza la prova. Questo è qualcosa di folle per chi non conosce il Signore. Questo è qualcosa di assurdo. Ma noi che conosciamo il Signore sappiamo benissimo quello che la prova produce nella nostra vita. Quindi lo chiediamo a Dio, chiediamo la saggezza. Signore, aiutami perché non ho abbastanza forze, non ho le capacità. Dammi la saggezza per comportarmi come si conviene, in modo che noi possiamo veramente far gioire nostro Padre, proprio come noi gioiamo quando vediamo che i nostri figli riescono a superare le prove. Quanti di noi promettono, danno dei premi ai propri figli quando nel naturale questi ti portano una promozione, oppure riescono a raggiungere un traguardo? Facciamo le feste, quando uno si laurea, facciamo la festa, facciamo i regali, li onoriamo. E voi pensate che il nostro padre nello spirituale non fa la stessa cosa? Quando noi passiamo le prove, lui sorride, è fiero di noi, è contento di noi. E sapete che cosa fa? Aggiunge altro. Aggiunge altri doni alla nostra vita, proprio come nel naturale accade nello spirituale. Il Signore ci chiede di osservare la natura, guardate la natura. E quindi quando noi guardiamo la natura, guardiamo anche la natura umana. Quindi come noi ci comportiamo nel naturale con i nostri figli, il Signore se lo fa anche nello spirituale, ancora meglio, ancora di più, ancora in maniera più perfetta. Quindi quando vi trovate, fratelli miei, se ti stai trovando, fratello mio, a passare una grande prova, resisti, perché se resisti tu sei beato, perché riceverai la corona della vita. Guardiamo più alto, che i nostri occhi possano avere una prospettiva più ampia e che vogliamo stamattina pregare, vogliamo dire al Signore: Signore, aiutaci e facci resistenti nella prova affinché veramente possiamo passare il test e possiamo fare meglio la tua volontà. Ora prega insieme a me, chiediamo l'intervento del Signore. Voglio vedere se ci sono delle richieste di preghiera da parte della regia. Allora, Bruna chiede preghiera per il piccolo Francesco di 5 anni, Silvia per la sua fede, Francesca chiede aiuto a Dio per la vita di suo figlio che è stato licenziato, Ida per il neonato Francesco, Felicia per la sua vita di testimone di Geova, Agnella
Anna Maria ringrazia Dio per questo programma del mattino. Gloria al tuo nome. Il Signore è meraviglioso. Preghiamo insieme. Padre, noi veniamo a te nel nome di Cristo Gesù, colui che ha dato la sua vita per scattare le nostre dalla perdizione. E noi, Padre, veniamo a te perché lui ci ha concesso la libertà di presentarci così come siamo. Sappiamo, Signore, che ogni cosa che riceviamo da te è soltanto per grazia, un favore immeritato. E ti chiedo, Signore, nel nome di Cristo Gesù, per il prezzo che lui ha pagato, di operare in tutte queste persone che chiedono un intervento. Noi, Signore, insieme, con fede, vogliamo dire queste parole. Non sono retoriche, Signore, parole, non sono parole dette così, ma ti vogliamo dire, Signore, aiutaci a resistere nella prova. Noi vogliamo essere beati perché resistiamo nella prova. Noi non abbiamo le risposte a tutto, noi non sappiamo il perché. Tante volte affrontiamo delle prove dure, dolorose, ma sappiamo che ogni cosa coopera bene per quelle che ti amano. E ti chiedo, Signore, stamattina di fortificare in modo particolare quelli che sono nella prova, che sono nella sofferenza, ma di fortificare anche quelli che sono nell'abbondanza, affinché, Signore, nell'abbondanza non possano rinnegare le tue benedizioni al tuo nome. Signore, ti prego di toccare ogni corpo malato, di toccare ogni bambino sofferente, di dare forza ad ogni genitore disperato che si sente disarmato di fronte a delle difficoltà. Ma noi sappiamo, Signore, che tu sei un Dio fedele e sappiamo anche che attraverso queste difficoltà tu non solo opererai, ma anche trasformerai le nostre vite. Ti chiedo, Signore, di continuare a restare con noi, di continuare a benedirci, di aiutarci veramente a guardare solo a te. Signore, fa che noi ti possiamo amare di più, che possiamo desiderare di somigliarti sempre di più. Aiutaci, Signore, mostraci la tua bellezza, mostraci la tua grandezza attraverso la tua parola e fa che noi ci possiamo innamorare così tanto di te da volerti somigliare sempre di più, Signore. Tu sei il nostro punto di riferimento, noi vogliamo somigliare a te, ti amiamo con tutto il cuore. E scusa, Signore, se a volte non abbiamo le parole adatte per dirti quanto ti amiamo e quanto ti ammiriamo, sì, Signore, perché tu sei l'ammirabile. Signore, benedici ogni amico che sta seguendo, ogni amica, ogni fratello, ogni sorella, ogni figlio tuo, Signore, che ha un grande desiderio di servirti. Ti prego, Signore, che in questo momento possano ricevere benedizioni da te, che lo Spirito Santo possa inondarli della tua presenza. Opera straordinariamente. Dona abbondantemente e ti chiedo anche per quelli, Signore, che non si sentono capaci di fare la tua volontà, di donare saggezza. Tutti noi, Signore, abbiamo bisogno di saggezza. Abbondaci, Signore, della saggezza che viene dall'alto, quella pura, perfetta e santa che viene dall'alto, affinché, Signore, possiamo far meglio la tua volontà. Grazie per ogni cosa, te lo chiedo nel nome di Gesù, che sia amato e benedetto eterno. Amen. Gloria al tuo nome, il Signore è meraviglioso. Vi chiedo di restare ancora connessi perché tra un po' andrà in onda la voce del pastore alle 10:30, quindi il Signore avrà ancora da parlarci. Poi a mezzogiorno ci sarà una puntata in diretta di Review. Non rubare. Ah, non rubare è il titolo della predica del pastore Cataldo. A mezzogiorno non ci sarà Review, chiedo scusa perché oggi è sabato, mi sono confusa. Quindi perdonatemi, questo è il bello della diretta. Quindi non rubare è il titolo della predicazione del pastore Cataldo. Vediamo che cosa intende dire con non rubare. Ci sono tante sfaccettature intorno a questa frase. Bene, poi a mezzogiorno ci sarà invece una riunione di culto che andrà appunto in onda sul nostro programma. Non è in diretta, è differita, però comunque è una bella occasione anche per vedere come si svolgono le riunioni di culto. Magari qualcuno può pensare chissà cosa fanno in queste chiese e potete vedere tranquillamente da casa come si svolge una riunione di culto. Subito dopo ci sarà la replica di questo numero. Stasera alle 19:30 invece ci sarà di nuovo la voce del pastore con i vari collegamenti. A Dio piacendo, ci vediamo lunedì mattina con il fratello Michele Cesare. Dio vi benedica e fate un buon weekend, che il Signore continui a benedirvi domani quando vi riunite insieme alla vostra congregazione. Benedizione.